No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. Stasera sì, particolarmente silenzioso. A volte le parole non servono. Le parole sono tutte qui, ma non vengono fuori. È vero, per me è lo stesso. Non mi devi dire più niente. Starei delle ore a parlarci. Anch'io. Ma abbiamo già parlato abbastanza, per ora basta. Non bruciamo le tappe, facciamo un passo alla volta. D'accordo. E poi mi piace stare qui in silenzio con te e ascoltarti. Voglio farti una confessione, ho sempre desiderato innamorarmi veramente, avere una casa così e una famiglia come questa. Kelly, dimmi. Vieni qui. È la mia canzone preferita. Ora è anche la mia. Dimmi di quel tuo strano paziente, ti va? Parli di quel mastino di Jared Morgan? Sembra il nome di un cantante, è simpatico? No. Ma è uno che ha sofferto parecchio. Non ha molte possibilità di farcela. E lui ha perso ogni speranza? A vederlo non sembra. Quando sono stato a Parigi ho visto eseguire un'operazione con un nuovo metodo. Mm-hmm. Ha dato discreti risultati su due pazienti. E tu gliel'hai detto? Sì, ma tanto è inutile. Non vuole andare in Europa. Farei tu l'intervento? Sì, ma avrebbe maggiori possibilità se andassi in Europa. Ma ti ha già detto che non vuole partire? Torno subito. Pronto? Mi dispiace disturbarti, Kelly. Ciao, Trey, cosa vuoi? Visto che ho un po' di tempo libero, potrei fare un salto lì. È da parecchio tempo che non vedo Scotty. Mi dispiace, fuori discussione. Non mi tratterrò molto, Kelly. Ho detto di no. Non so quando potrò avere ancora un po' di tempo libero, ti prego, te ne sarei molto grato. No, Trey, è impossibile. Ne sei proprio sicura? Vorrei tanto vedere mio figlio. Non posso crederci, Scotty cammina già. Sembra un marinaio ubriaco, però le giuro che cammina. Ah, come mi piacerebbe vederlo. Piacerebbe anche a me. Speravo tanto che avesse qualche sua fotografia. Mi dispiace, purtroppo ho dovuto andare via da casa talmente in fretta. Sì, capisco. Sono contenta che Scotty e sua madre stiano bene, vivono sempre nel Texas. Sì, e sento molto la loro mancanza. Le confesso che Scotty è costantemente nei miei pensieri. Forse non ci crederà, ma siamo stati molto felici di averlo ospitato, anche se per un breve periodo. Non è difficile volergli bene. Mi farebbe un piacere. Certo, se posso, volentieri. Vorrei avere un qualche fotografia recente. Mi farebbe piacere vedere come sta crescendo. Vedrò cosa posso fare. Grazie. Julie. Un giorno anche lei avrà un bambino, ne sono certo. Lo spero tanto. Ora devo andare, si è fatto molto tardi. E lei ha bisogno di riposare. Grazie della visita e dei fiori. Cerchi di guarire presto e non dimentichi le fotografie. Porti i miei saluti a Ty. D'accordo. A presto. Arrivederci. Oh, mi scusi. Ormai ci sono abituato, specialmente qui. Ma io la conosco. Se non sbaglio, lei è un paziente del dottor McCandles. Ci siamo visti nel suo studio, non si ricorda? Sì, mi ricordo. Perché mi guarda in questo modo? Mi scusi, ma mi ricorda una persona. Come mai è ancora qui? Dovrebbe essere finita l'ora delle visite. Infatti. Me ne stavo andando.
Buonasera. Quando sto con lui mi torna subito il buon umore. Mi fa sentire felice. Lo immagino. Anch'io nei panni di Trey insisterei per vedere mio figlio. Non è facile dirgli di no, vero? Non è il tipo che si arrende facilmente. Quando si hanno tanti soldi diventa tutto più facile. Perché il denaro ti permette di fare tante cose. Vedi, in fondo, Trey è stato sempre abituato nella vita a ottenere tutto. E quindi anche in questo caso la spunterà. Cambiamo discorso. D'accordo. Comunque sono molto orgoglioso di come ti sei comportata quando ti ha telefonato. Ora basta. Te ne ho già parlato della proposta che mi ha fatto Charity Black? Come? Ha intenzione di raccogliere tutti i miei quadri per una mostra personale alla galleria Vandenberg. E tu che ne dici? Non mi va che Mirna abbia l'esclusiva di tutti i miei lavori. Sono sicura che è solo questione di tempo e vedrai che ricomincerà a cercarmi. E come giustamente hai detto prima, i ricchi ottengono sempre quello che vogliono. Mi raccomando, Scotty, fa tu gli onori di casa mentre vado in cucina a lavare i piatti, eh? Sta tranquilla, il nostro futuro architetto ha la situazione sotto controllo. Non è vero, giovanotto? Tieni, prendi questo. Mamma! Che succede? È andata in cucina, torna subito. Cosa state costruendo? Castelli in aria? Forse abbiamo sbagliato il progetto. Dobbiamo ricominciare. Mi piacciono le costruzioni. Voglio provarci anch'io. Allora, vediamo cosa sa fare la mamma. Il mio architetto. Coraggio. Pronto? È il dottor Thomas McCandles, per favore.